buonasera a tutti, scusate il ritardo di qualche minuto, ma come potete capire la partecipazione così importante a questa discussione, a questo dibattito, a questa scusavo per i minuti di ritardo che abbiamo avuto, ma come potete vedere la partecipazione al di sopra di ogni aspettativa a questa iniziativa ha reso necessario qualche piccolo accorgimento logistico. Si è spento. Io voglio dare in primo luogo il benvenuto a tutti voi a nome del Museo Diffuso della Resistenza e del Centro Piemontese di Studi Africani che hanno organizzato questa iniziativa, e naturalmente in primo luogo voglio salutare e ringraziare Pier Antonio Costa che è l'ospite d'onore di questa nostra. Il nostro applauso dice che non c'è bisogno che io aggiunga molte parole. Antonio Costa è un uomo importante per quello che ha fatto in passato, ma è un uomo importante in un momento in cui ciascuno di noi sente il bisogno dell'esempio, una parola della quale si è perso in questi anni il significato. Pier Antonio Costa rappresenta insieme a tante altre cose questa cosa così importante. Ringrazio l'ambasciatore del Ruanda a Parigi, che è anche ambasciatore per l'Italia, Monsieur Jacques Cabalet, je vous remercie d'être ici avec nous. E naturalmente consigliera Paolo Fanelli, che è qua a rappresentare il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e l'ambasciatore Verderame, che copresiede e vicepresidente del Circolo di Studi Diplomatici, che è un'importante istituzione della diplomazia italiana. Naturalmente ringrazio tutti i rappresentanti del Corpo Consolare a Torino, vedo che siete numerosissimi qua, spero che il mio amico e collega Federico D'Anno non vi abbia terrorizzati per obbligarvi a venire, perché so che sa essere minaccioso in certe circostanze, è una persona con la quale lavoro benissimo, per la quale diciamo, nutro davvero una stima profonda, e diciamo, comunque vi ringrazio per essere qua, e così ringrazio Film Commission, Paolo Manera che la rappresenta, che con noi organizza questa discussione. Purtroppo non è con noi Luciano Scalettari, è un giornalista coautore del libro La lista del console. Due giorni fa è mancata sua madre e oggi ci sono i suoi funerali e noi gli rivolgiamo un saluto affettuoso e il senso naturalmente della nostra partecipazione al suo dolore. Mi limiterò a dire pochissime parole introduttive dopo questa presentazione. Naturalmente ricordare nel 21esimo anniversario, siamo quasi al 21esimo anniversario, diciamo la data esatta oscilla fra il 6 e il 7 aprile del 1994, 6 aprile quando fu abbattuto l'aereo presidenziale il 7 aprile, quando si scatenò la caccia all'uomo. Ricordare oggi questa cosa è per noi, sia come Centro Studi Africani che come Museo della Resistenza, una cosa importante. In questo museo, diciamo, la coltivazione della memoria e fare della memoria un elemento di insegnamento, in particolare per le nuove generazioni, è una delle missioni principali che noi abbiamo, e la memoria, la discussione su uno degli episodi, dei fatti che hanno segnato più tragicamente, diciamo, un periodo che la nostra generazione ha vissuto direttamente, è una cosa così importante. Naturalmente questo
è ancora più importante in una situazione nella quale i conflitti non sono affatto terminati. Forse 20 anni fa qualcuno pensava che quello che capitò prima nei Balcani, io voglio ricordare perché diciamo, le stragi a polizia etnica, i tentativi di genocidio non sono cominciati in Africa. L'Europa è stata protagonista, diciamo, di questa tragedia. Ma prima nei Balcani e poi in Ruanda, e i tribunali ad hoc che allora furono costituiti rappresentassero dei casi del tutto eccezionali. Invece oggi purtroppo non sappiamo che diciamo, questa natura, questo tipo di conflitti si espansa e che il problema che Ruanda ha affrontato, l'ambasciatore ce ne parlerà, ma con successo di una riconciliazione che permettesse a un paese così martoriato di ripartire, è un'esperienza e un dato che si ripropone in molte altre situazioni. Se noi pensiamo alla Siria o che pensiamo all'Ucraina, è impossibile pensare a un futuro diverso senza un processo di riconciliazione di verità, due termini apparentemente così contraddittori ma che devono vivere assieme. Questa è una delle ragioni che fa di questo dibattito un dibattito così attuale per quanto ci riguarda e diciamo in particolare come Centro Studi Africani lo studio dell'esperienza del Ruanda costituisce appunto uno dei dati più interessanti sia se lo guardiamo dal punto di vista dello sviluppo sociale, dello sviluppo economico, sia ne parlavamo, scambiavamo prima una parola con l'ambasciatore, se consideriamo anche il ruolo, diciamo così, che nella regione il Ruanda che viene da questa esperienza ha assunto come artefice di processi di pace e di stabilizzazione. Io mi fermo qua, ci sono molti interventi previsti prima della proiezione. E sono contento di dare dopo di me la parola al consigliere Paolo Fanelli che prende la parola a nome del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Presidente, grazie a tutti i presenti. Grazie a tutti i presenti, grazie. Allora, quando ci è arrivata la richiesta di patrocinio per l'evento al Ministero degli Esteri e abbiamo visto che era per la figura del nostro connazionale Pier Antonio Costa, non abbiamo dubitato un attimo a concedere il patrocinio. E poi parlando con il dottor Daneo sull'argomento del mio intervento, poiché io sono un funzionario per la promozione commerciale e sono nella direzione generale per la mondializzazione, una di queste grandi direzioni tematiche che è nata nel 2010 con la riforma della Farnesina, e vediamo ogni giorno persone interessate all'Africa da tutti i punti di vista, imprenditoriali, economici, sociali, culturali. E veramente si sta diffondendo molto la cultura dell'Africa, nonostante purtroppo ci siano ancora motivi di conflitti e di guerre sociali, eccetera. Però ho pensato che, essendo io un funzionario per la promozione commerciale, volevo dare un'impronta sul presente e sul futuro dell'Africa, l'Africa in prospettiva, il continente che cresce. Volevo premettere due parole sul genocidio, perché leggendo la documentazione ho visto che nel 2001, a seguito di quanto accaduto in Ruanda e nei Balcani, le Nazioni Unite hanno istituito una figura speciale, un organismo speciale, lo Special Advisor sulla prevenzione del genocidio e le altre atrocità di massa. E il Ministero degli Esteri da tempo sostiene anche finanziariamente questo organismo, anche con dei contributi finanziari. Nel 2014, quindi un anno fa, nell'aprile 2014, c'è stata una nuova risoluzione delle Nazioni Unite
cosponsorizzata dall'Italia, che riafferma la responsabilità degli Stati ad adempiere all'obbligo di porre fine all'impunità per le violazioni più gravi dei diritti umani e sottolinea l'importanza della cooperazione degli Stati con la Corte Penale Internazionale. Ecco, questo ci tenevo a dirlo anche perché appunto il nostro Ministero partecipa attivamente a questo. Allora, proprio per l'interesse verso l'Africa, nel 2013 viene lanciata l'iniziativa Italia-Africa. Il 30 dicembre del 2013 l'allora ministro Bonino, ministro degli esteri, insieme ai ministri Brai e alla ministro Kienghe, decidono di riaccendere i riflettori sull'Africa, quindi di porre nuovamente l'attenzione politica, economica e sociale nei confronti dell'Africa. Politica perché si nota una sempre maggiore diffusione dei valori della democrazia e dell'inclusività. Economica perché ha uno sviluppo straordinario della classe media e dell'imprenditoria, oltre ai crescite eccezionali dei PIL dei vari paesi che ormai hanno superato i paesi asiatici, e la crescita sociale, di cui il Ruanda è un eccellente esempio, con le sue forme, con lo sviluppo della società civile e le sue forme di aggregazione. Furono individuate all'epoca 4 aree prioritarie. Dico all'epoca perché non sono aree esclusive e infatti poi in corso d'opera ne sono state introdotte delle altre: agricoltura, ambiente, energia e infrastrutture, e poi abbiamo già effettuato un segmento agricoltura. Tra l'altro la particolarità di questa iniziativa è che si vogliono delle iniziative dinamiche, per cui diciamo reciproche: da una parte l'Italia, da una parte gli interlocutori africani, per la realizzazione di partenariati economici e per la difesa dei valori nei quali l'Italia ha sempre creduto, quindi la difesa dei diritti umani, il rafforzamento della governance democratica e la valorizzazione della società civile. Il primo è stato il tavolo agricoltura. Vi dico brevemente: 40 delegazioni hanno partecipato, i ministri dell'agricoltura africani che erano presenti all'IFAD a Roma per il Governing Council, per cui si è approfittato della loro presenza per il tavolo agricoltura. Prima di arrivare alla conferenza dovete sapere che era stato istituito un tavolo. Gli ambasciatori africani presenti a Roma hanno partecipato a delle visite al Corpo Forestale, con il Corpo Forestale dello Stato, al Parco Nazionale del Circeo e negli intorni, insomma, per far loro vedere quali sono le meraviglie dell'Italia e come l'Italia può aiutare. Perché l'agricoltura? Per prima, lo sappiamo, l'agricoltura detiene il 60% delle terre incolte di tutto il mondo ed impiega l'80% della forza lavoro. L'80% della forza lavoro è impiegata nel settore agricolo. Utilizza solo il 2% delle risorse idriche disponibili, quando la media mondiale è del 5%, e le perdite post raccolto risultano ancora il 15-20%, per cui alte. Allora abbiamo pensato che l'Italia, che eccelle nelle macchine agricole, nell'agricoltura, nei sistemi produttivi efficienti e socialmente accettabili e rispettosi dell'ambiente, potesse essere presa come modello. E quindi c'è stato uno scambio di modelli tra l'Italia e la parte africana. Tavolo Energia, il 13-14 ottobre 2014, in questo caso anche oltre 600 milioni di persone in Africa purtroppo non godono dell'energia elettrica, abbiamo letto nei rapporti, e tra l'altro molte persone risiedono in zone rurali difficilmente raggiungibili dai nuovi sistemi e particolarmente esosi proprio perché risiedono in zone rurali. E quindi abbiamo organizzato a Roma, alla presenza di tantissimi ministri africani, questo tavolo. Tra l'altro, occasione in cui è stata presentata il primo rapporto dedicato completamente all'Africa da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, cioè i loro esperti hanno studiato la realtà africana, hanno indagato, hanno fotografato la realtà
che c'è in questo momento e le sue necessità energetiche e le potenzialità di crescita sia nei sistemi tradizionali, cioè oil and gas, che nei nuovi, per cui energie rinnovabili. C'è tanta richiesta di energia rinnovabile da parte dell'Africa. E quindi abbiamo anche realizzato la parte energia. 19 novembre la parte culturale. Il Ministero degli Esteri finanzia moltissime missioni etnologiche in Africa, guidate da esperti, professori universitari, tra l'altro l'Università di Torino fa la parte di Leone in questo. L'Africa, sappiamo, ospita una cultura millenaria e l'Italia, grazie alle sue eccellenze, investe e può dare un contributo in formazione, educazione e innovazione. A testimonianza dell'interesse italiano, ho solo riportato le visite principali. Premier Renzi, è la prima volta che un Presidente del Consiglio si è recato in Africa, a luglio 2014 è stato in Congo Brazzaville, Angola, Mozambico. Il Vice Ministro Calenda, il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, compie moltissime missioni di sistema, guida moltissimi imprenditori italiani in Africa e stanno venendo fuori tantissimi progetti e intese tecniche. Gentiloni, il ministro Gentiloni è stato in Etiopia a gennaio e credo in questi prossimi giorni si recherà in Kenya per testimoniare la presenza delle comunità cristiane adesso duramente colpite. Già sappiamo che il vice ministro Calenda andrà in Congo, Brazzaville, nuovamente a settembre 2015 per continuare tutti gli accordi che sono iniziati. Perché Africa, l'ho detto, maggiore stabilità politica e buone prospettive economiche, tassi di crescita ormai del 5% annuo, cresce l'attenzione degli investitori stranieri, verso una maggiore democrazia, dal 1990 ad oggi oltre 170 elezioni multipartitiche, export italiano triplicato negli ultimi 20 anni. Qui ho anche portato una curva dell'interscambio. E a seguire si vedono le esportazioni che sono aumentate dell'8,9% nel 2014, leggermente diminuite le importazioni. Noi importiamo prodotti delle miniere, prodotti della metallurgia, esportiamo macchinari, speciali macchinari, apparecchiature elettriche, eccetera. Il Ruanda. In tutto questo il Ruanda occupa uno spazio molto interessante e occupa il secondo posto al mondo tra i paesi che hanno apportato i miglioramenti più efficaci alle loro economie. Per la facilità di accesso al business è terzo in Africa e 46esimo al mondo su 189 paesi. Tasso di crescita medio dell'economia negli ultimi 5 anni 7,7%. Indice di competitività globale 62esimo su 144 paesi, terzo posto in Africa, aspettativa di vita tra i più alti del continente, 65 anni, scolarizzazione vicina al 100%, tra l'altro molti intervistati sull'importanza della scolarizzazione hanno fatto presente di essere convinti che la scuola sia importantissima per trovare un lavoro, un domani. Il Parlamento con la più alta quota rosa al mondo ha superato anche i paesi scandinavi e tra i primissimi paesi africani a inaugurare una rete cellulare 4G, quindi esempi di eccellenza. I rapporti italiani bilaterali con il Ruanda sono ancora modesti, sono caratterizzati soprattutto da consultazioni politiche in occasioni di crisi politiche regionali. Esportiamo anche in Ruanda apparecchiature, importiamo tè, caffè, spezie, cacao. Il presidente Kagame ha più volte fatto presente di essere interessato al nostro patrimonio culturale e vorrebbe stringere rapporti con le nostre università. Il Ruanda ci ha fatto molte volte presente, abbiamo più volte parlato con degli interlocutori, le energie sono interessate all'energia rinnovabile, alla trasformazione alimentare, alle infrastrutture, questo sempre come esempio di futuro e di prospettiva. Questo è il nostro sistema Italia in Africa, le nostre ambasciate, i nostri uffici consolari, gli istituti italiani di cultura, gli addetti scientifici,
Abbiamo messo un punto rosso su Mogadiscio perché a breve riaprirà la nostra sede diplomatica e in costruzione la nuova rappresentanza diplomatica a Mogadiscio. L'ambasciatore Fabrizio Marcelli c'è già, è in Kenya, si appoggia in Kenya, va metà della settimana in Kenya, metà della settimana a Mogadiscio, perché presso l'aeroporto di Mogadiscio c'è un compound internazionale e ci sono gli uffici operativi. Ma l'ambasciata è già operativa, stiamo aspettando la fine della costruzione della nuova residenza diplomatica. L'internazionalizzazione e il ruolo del MAE, vado brevemente, c'è una cabina di regia ormai presieduta dal nostro Ministero e dal Ministero dello Sviluppo Economico, dove vengono decise le missioni economiche che poi vengono intraprese, missioni di sistema. Ho lasciato all'ingresso una serie di brochure per chi fosse interessato sulle informazioni che diamo alle imprese, online, per via informatica, eccetera. Ci siamo molto aggiornati da questo punto di vista, per cui se siete interessati sono all'ingresso. L'apporto della rete diplomatico-consolare, dare una visione d'insieme sul paese. Chi lavora in ambasciata lo sa, è residente nel paese e quindi viene a contatto con una realtà che difficilmente si percepisce all'esterno o arrivando soltanto saltuariamente nel paese. Per cui informazioni di prima mano su opportunità e criticità, offerta di contatti e valutazioni da chi lavora sul mercato, conoscenza dei canali, assistenza alle imprese con le autorità pubbliche e gli interlocutori privati, insomma tutto per costruire la credibilità, la nostra credibilità. E non poteva mancare un ultimo accenno all'importantissimo appuntamento di Milano, l'Expo 2015, che come sapete è sul nutrimento del pianeta e l'energia per la vita. Anzi, in questo momento al MAE, oggi pomeriggio, è in corso una conferenza con tutti i paesi accreditati al fine di esporre le procedure per l'accesso, insomma, gli aspetti pratici e operativi. È proprio in corso in questo momento. Lo sapete, dal 1 al 31 ottobre, più di 130 paesi, un fortissimo investimento economico. Ci sono 9 cluster tematici, frutta, legumi, spezie, eccetera, eccetera. Tra l'altro la parte africana, eccola qui, ci sono 2 padiglioni nazionali, Angola e Sudan, 31 paesi partecipanti nell'ambito dei cluster tematici, 34 giornate nazionali. Per cui questo sarà un appuntamento in cui tutti i contatti con le personalità africane si potranno corroborare. Grazie, mi fermo qui. Ricordavo la consigliera Fanelli la nuova dottoressa Fanelli della nuova deliberazione del Consiglio di Sicurezza. Io voglio solo ricordare che ieri, dopo tanti anni, il presidente della Repubblica Francese, François Hollande, ha deciso la declassificazione della documentazione del Ministero degli Esteri francese tra il 1993 e il 1996, rendendo disponibili pubblicamente per la prima volta dopo tanto tempo alla valutazione e osservazione documenti di una straordinaria importanza. Pier Antonio Costa ha già commentato ieri, io ho letto una sua intervista di ieri a Radio Vaticana, ce ne parlerà poi lui quando prenderà la parola, ma anche questa volta con parole secondo me piene di saggezza e di coraggio. Do adesso la parola a Paolo Manera, che rappresenta Film Commission. Prima di dare poi la parola all'ambasciatore del Ruanda e all'ambasciatore Verderame per illustrare la figura del console Costa. Grazie, innanzitutto ci tengo a dirvi quanto è un piacere e un onore essere qua anche questa sera, e periodicamente occorre di essere in questa sala che rappresenta un luogo molto importante da molti punti di vista, siamo qua periodicamente perché ci sono delle collaborazioni con il Museo Diffuso e con gli enti che lavorano in esso,
o perché questa sala e questi spazi ospitano dei progetti che sono stati realizzati anche con il nostro sostegno. E poi voglio portarvi i saluti di Paolo da Milano, che è presidente della FICOMISCIO Torino Piemonte e del Museo Nazionale del Cinema, e di Donata Pesenti Campagnoni, che è vice direttore e conservatore del Museo Nazionale del Cinema, che non possono essere presenti, ma ci tenevano moltissimo alla realizzazione di questa giornata, di questo evento, che è veramente importante perché fa capire in modo molto veloce quello che è il lavoro che facciamo insieme ad altre realtà, ad altri enti, che è un lavoro da un lato di sostegno a un'economia, a una professionalità, creando una ricaduta positiva sul territorio, ma che cerca di non dimenticare mai l'importanza del cinema e nei suoi vari aspetti, nel suo valore sociale, civile. Ed è proprio in questo senso che è stato attivato un lavoro specifico di sostegno al cinema documentario, e il film che vedrete successivamente è uno dei progetti più importanti all'interno di questo percorso di sostegno al cinema documentario. Insieme alla Regione Piemonte abbiamo avviato appunto un fondo, e in sala presente Patrizia Carrone, che insieme a me e ad altri fa parte della commissione che dal 2007 lavora a sostenere non soltanto i documentari che raccontano il Piemonte, ma il lavoro è a sostenere i documentari che raccontino il mondo, che aiutino autori e produttori che vogliono lavorare nel cinema documentario, che, e quello di stasera ne è un esempio perfetto, a volte rappresenta una terza via nel raccontare e fare conoscere la storia degli ultimi anni, in particolar modo. Da un lato storie come temi come l'Africa, il Ruanda, da un lato rischiano di essere sospesi tra, a livello mediatico, tra dei reportage veloci che non scendono in profondità, oppure dall'altro lato si prestano a delle spettacolarizzazioni, a delle narrazioni fiction che perdono di vista magari lo specifico di quelle che sono storie come quella dell'Uganda. Allora, la lista del console di Alessandro Rocca è un progetto che, come vedrete, lavora in questo senso, andando a fare del cinema, utilizzando gli strumenti del cinema, ma prendendosi altri tempi nella realizzazione, stabilendo un rapporto con i protagonisti e con delle storie che racconta, con i luoghi, stabilendo un viaggio in profondità che prova a raccontare, sviluppando tutti gli aspetti, non solo di indagine e di inchiesta, ma anche tutto quello che è il valore profondo e anche la capacità di coinvolgimento emotivo che attraverso il cinema può esserci. E quindi non rubo altre parole, ma lascio agli altri di raccontare questa storia, i protagonisti di questa storia. Quello che volevo dire appunto era quanto per noi è importante, come parte di istituzione che si dedica al cinema, alla produzione e alla promozione del cinema, esserci e dare il maggiore contributo possibile e dialogare con tutte le istituzioni per dare sempre più spazio, per fare in modo che queste produzioni raggiungano un pubblico sempre più ampio. E quindi grazie a voi di essere qua in questo numero e con questa attenzione. Grazie. Grazie a Romania. Come credo molti di voi sappiano, il Centro Studi Africani è una piccolissima struttura e, diciamo, se può svolgere un'attività culturale lo fa, perché può entrare in relazione con le altre istituzioni
istituzioni culturali torinesi, quelle appunto che si occupano del cinema, quelle che si occupano della letteratura, e attraverso, diciamo, implementando e portando i temi africani dentro queste istituzioni contribuisce al dibattito culturale nella nostra città e altrove. Adesso è davvero un onore per me dare la parola a Sua Eccellenza l'ambasciatore del Ruanda a Parigi, Monsieur Jacques Cavalier. Vous avez la parola. Monsieur le Président du Centre des études africaines, Monsieur Pietro Marcellaro, Excellence Monsieur l'Ambassadeur Verderane, j'espère que je ne décroche pas tout le monde. Monsieur le Consul du Rwanda, cher Dr Longo, et pour la ville de Turin, la région où se trouve Turin, et également Monsieur le Consul de Rome, Consul du Rwanda, Alicico Francesco. Je ne sais pas si tout le monde connaît le docteur Longo. Madame la représentante du ministère des Affaires étrangères, Madame Paolo Fanin, Paola, je suis très désolé. Cher Pierre Antonio, content de te revoir. Monsieur Paolo Manera, je ne peux commettre des erreurs. Mesdames et messieurs les présidentes et les représentants des associations, tant des associations rwandaises, œuvrant en France et autres œuvrant en Italie, d'autres associations. Madame la présidente de la diaspora rwandaise d'Italie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement les représentants du Centre Piémontais des études africaines, de remercier le ministère italien des Affaires étrangères, de remercier la ville de Turin, qui tous ensemble ont organisé conjointement cette table ronde. Allora, Sua Eccellenza, l'ambasciatore della Repubblica del Rwanda in Italia, Monsieur Jacques Cabal, in occasione di questa commemorazione del 21esimo genocidio in Rwanda, tiene a ringraziare il senatore presidente del Centro Piemontese di Studi Africani, Pietro Marcenaro, Sua Eccellenza l'ambasciatore Gianfranco Verderame, il console del Rwanda, signor Longo, la rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, Paola Fanelli, Pier Antonio Costa, tutte le associazioni presenti, tutti i compatrioti presenti, tutte le persone che partecipano oggi. Permettetemi innanzitutto di ringraziare calorosamente i rappresentanti del Centro Piemontese di Studi Africani, ringraziare il Ministero Italiano degli Affari Esteri, la città di Torino, che hanno organizzato in modo congiunto questo evento. Mes remerciements vous sont destinés à vous aussi, amis du Rwanda, tout sensible à tout ce qui touche l'être humain et qui est venu spontanément et si nombreux à cette cérémonie commémorant le 21e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda.
I miei ringraziamenti sono destinati a tutti voi, amici del Ruanda, a tutte le persone sensibili a quello che tocca l'essere umano e a tutti quelli che sono venuti spontaneamente, così numerosi a questa cerimonia di commemorazione del 21° anno del genocidio perpetuato contro i Tutsi nel 1994 in Ruanda. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre amitié, de votre engagement et de votre solidarité. Je voudrais enfin remercier la communauté rwandaise qui, de façon continue, fait preuve de persévérance et de résilience. L'organisation d'une rencontre comme celle-ci témoigne de la forte volonté du peuple italien à chercher à comprendre cette tragédie, ce crime contre l'humanité qui constitue le dernier génocide du XXe siècle, le génocide des Tutsi de 1994 au Rwanda. La vostra presenza oggi testimonia la vostra amicizia, il vostro impegno e la vostra solidarietà. Vorrei infine ringraziare la comunità ruandese che in modo continuativo ha dimostrato la sua perseveranza e la sua resistenza. L'organizzazione di un evento come quello di oggi testimonia la forte volontà del popolo italiano di cercare di comprendere questa tragedia, questo crimine contro l'umanità che costituisce l'ultimo genocidio del XXI secolo, genocidio dei Tutsi del 1994 in Ruanda. Aujourd'hui, c'est avec émotion que nous réunissons pour rendre hommage à tous ceux qui n'ont pas été entendus quand ils ont lancé des appels au monde afin de prévenir le génocide qui se préparait ou même plus tard pour dénoncer ce crime contre l'humanité. Oggi è con grande emozione che noi ci ritroviamo per rendere omaggio a tutti quelli che non hanno ascoltato quando sono stati lanciati gli appelli al mondo al fine di prevenire il genocidio che è stato preparato e nello stesso tempo è stato denunciato come crimine contro l'umanità. Nous rendons également hommage à tous ceux qui ont secouru des Tutsis, à ces justes qui ont courageusement sauvé des vies en mettant en péril les leurs. C'est le cas notamment de Pierre-Antoine. Souvenez-vous, c'était il y a 21 ans. Noi ugualmente rendiamo omaggio a tutti quelli che hanno aiutato, soccorso dei Tutsi, a tutti i giusti, che hanno coraggiosamente salvato delle vite mettendo in pericolo le loro. Questo è il caso noto di Pier Antonio Costa. Ricordatevi, era 21 anni fa. En 100 jours, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards ont été traqués comme des bêtes, pourchassés, exécutés dans les conditions les plus atroces, parce qu'ils étaient tout simplement nés Tutsi. Et ceci dans le silence et l'indifférence de la communauté internationale. In 100 jours, uomini, donne, bambini, anziani sono stati trattati come bestie, perseguitati, massacrati nelle condizioni più atroci perché erano semplicemente dei Tutsi e questo nel silenzio e nell'indifferenza della comunità internazionale. Ce génocide a été rendu possible par l'aveuglement de la communauté internationale qui n'a pas su ou n'a pas voulu en détecter les signaux précurseurs. Il a été rendu possible par une longue et minutieuse préparation qui annonçait clairement les intentions criminelles.
questo genocidio è stato reso possibile dalla cecità della comunità internazionale, che non ha saputo o non ha voluto raccogliere segnali di persecuzione. È stato reso possibile da una lunga e minuziosa preparazione che ha annunciato chiaramente le intenzioni criminali. On aurait pu empêcher le génocide. On aurait sans doute aussi pu l'arrêter. Le Conseil de sécurité aurait pu arrêter le génocide. L'Église aurait pu arrêter le génocide. Les Rwandais étaient à 97% catholiques. L'Église aurait pu arrêter le génocide. Mais pour cela, il aurait fallu très tôt et officiellement qualifier la situation de crime contre l'humanité, ne pas soutenir les responsables et surtout avoir une réelle volonté d'agir. Si sarebbe potuto impedire questo genocidio, si sarebbe potuto senza dubbio fermarlo. Il Consiglio di sicurezza avrebbe potuto fermarlo, la Chiesa avrebbe potuto fermarlo, ma per questo sarebbe stato necessario agire presto e inquadrare ufficialmente la situazione dei crimini contro l'umanità e non sostenere i responsabili. E soprattutto sarebbe stato necessario avere una reale volontà di azione. Aucune parole de consolation, aucun geste de compassion ne pourra jamais rendre aux rescapés les êtres chers perdus à jamais. Le temps n'efface pas la douleur. S'il peut la rendre muette et n'en est que trop plus aiguë. Nessuna parola di consolazione, nessun gesto di compassione potrà mai rendere ai sopravvissuti i cari perduti per sempre. Il tempo non può cancellare il dolore, se può renderlo bagnato di lacrime, non può essere più cieco. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui également pour discuter du livre et du film La Lista del Console, la liste du consul de Pierre-Antonio. Tous deux retracent l'expérience de Pierre-Antonio Costa, mettant en danger sa vie. Pierre-Antonio Costa a réussi à sauver plusieurs centaines de Tutsis, dont beaucoup d'enfants. Je veux lui rendre ici hommage en lui dédiant ces simples mots que l'on peut lire à la fois dans le Talmud et dans le Coran. Celui qui sauve une vie sauve l'umanité tout entière. Signore e signore, noi ci siamo riuniti oggi ugualmente per discutere del libro e del film La Lista del Console. Due prodotti, insomma, che tracciano l'esperienza, la figura di Pierantonio Costa, console italiano a Kigali nel 94. Mettendo in pericolo la sua vita, Pierantonio Costa è riuscito a salvare moltissime centinaia di Tutsi, soprattutto bambini, tra cui anche dei bambini. Vorrei rendere oggi a lui un omaggio, dedicando una semplice frase che si legge anche nel Corano. Colui che salva una vita salva l'umanità intera. En regardant ce film, j'ai été saisi par l'émotion, l'admiration et le respect que l'on doit à un homme juste. C'est ce même courage qui a porté l'action des justes parmi les nations lorsqu'ils s'opposaient à la Shoah. Dans toute l'horreur du génocide des Tutsis, il représente cette part de l'humanité qui refuse de céder à la barbarie. Guardando questo film sono stato colpito dall'emozione, preso dalla emozione, dall'ammirazione, dal rispetto che si deve a un uomo giusto come Pierantonio Costa. Allo stesso modo il coraggio che lui che ha portato all'azione dei giusti tra le nazioni quando si opponevano alla Shoah.
nell'orrore del genocidio dei Tutsi, lui rappresenta questa parte di umanità che si è rifiutato di cedere alla barbarie. Avec les rescapés, Pier Antonio est porteur d'une mémoire collective qui appartient à l'humanité tout entière. Notre rôle à tous est de diffuser cette mémoire au plus grand nombre pour que cela n'arrive pas à d'autres encore une fois. Con i sopravvissuti, Pier Antonio è, attraverso i sopravvissuti, Pier Antonio è portatore di una memoria collettiva che appartiene a tutta l'umanità. Il ruolo di tutti noi, dunque, è quello di diffondere la memoria al più grande numero possibile di persone, perché non si perda. Permettez-moi d'évoquer le courage de Maria Pia Fanfani et Amalia Barbieri, deux personnes remarquables, engagées dans l'humanitaire, présentes au Rwanda en 1994. Elles ont protégé des dizaines d'enfants dans un orphelinat avant d'organiser leur évacuation ici en Italie. Elles occupent une place importante dans les cœurs des Rwandais. Permettetemi anche di evocare il coraggio di Maria Pia Fanfani e di Amalia Barbieri, due persone stimabili, impegnate nell'ambito umanitario, presenti in Ruanda nel 1994. Loro hanno protetto una dozzina di bambini in un orfanotrofio, organizzando la loro evacuazione in Italia. Loro occupano un posto molto importante nel cuore dei ruandesi. Come l'ha dit le président, nous devons aussi défendre cette mémoire. En effet, lors de la 20e commémoration l'année passée, nous avons pu observer que ceux qui tentent de fausser la vérité n'ont pas baissé la garde. Les propagateurs ont changé de stratégie. Face à l'évidence, ils ne peuvent plus contester la réalité du génocide, alors ils tentent de semer la confusion et le trouble en invoquant un double génocide ou la théorie du complot. Noi dobbiamo anche difendere la memoria, e in effetti, in vista della ventesima commemorazione l'anno scorso, noi abbiamo potuto osservare che coloro che tentavano di infossare la verità in realtà non avevano appunto abbassato la guardia. I propagandatori, si può dire così, propagandisti, hanno, scusate, leggo in francese, traduco in italiano, quindi ogni tanto, hanno cambiato la strategia. Di fronte all'evidenza non possono più contestare la realtà del genocidio, allora tentano di seminare la confusione e il turbamento invocando un doppio omicidio o la teoria del complotto. Certes, ces voix négatives sont les faits d'individus isolés, mais elles n'en sont pas moins dangereuses car elles peuvent trouver un écho auprès d'un public mal informé. Tout aussi perverse, bien que moins visible, il y a aussi la banalisation et l'indifférence. Pourtant, dans notre monde, marqué par une flambée de violence communautaire et sectaire, le génocide des Tutsis devrait résonner comme un avertissement. Plus que jamais, nous devons rester vigilants, responsables et solidaires. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y en a qu'une. Cette vérité, c'est celle que des millions de rescapés ont vécue. Queste voci negative sono il fatto di, sono la dimostrazione di individui isolati, ma non sono meno pericolose perché possono trovare eco presso un pubblico mal informato. Inoltre,
non possiamo neanche dimenticare la banalizzazione e l'indifferenza rispetto a questo. Pertanto, nel nostro mondo segnato da una vampata di violenza comunitaria e settoriale, il genocidio dei Tutsi può fungere da un avvertimento, come un avvertimento. Oui. Dunque, noi dobbiamo rimanere vigili, responsabili e solidari. Non ci sono tante verità, ce n'è una sola, e questa verità è quella che milioni di rifugiati sopravvissuti sono viviti. Mesdames et messieurs, quand on observe le Rwanda d'aujourd'hui, 21 ans après, on a du mal à imaginer l'état dans lequel se trouvait le Rwanda pendant les génocides. Nous avons aujourd'hui un pays sécurisé, avec des institutions stables, une économie en pleine croissance et une politique engagée et qui une population qui a foi dans l'avenir et qui est engagée pour construire son avenir. Quando guardiamo Ruanda oggi, 21 anni dopo, facciamo fatica a immaginare lo stato nel quale si trovava dopo il genocidio. Oggi noi abbiamo un paese con delle istituzioni stabili, un'economia in piena crescita, una popolazione impegnata e che ha fiducia nel suo avvenire. En libérant les Rwandais, les combattants du Front patriotique rwandais ont mis en place les conditions nécessaires pour retrouver les fondements de la nation rwandaise. Très tôt, le leadership du président Kagame a appelé au dialogue et à l'unité. Il a inspiré une vision commune de l'avenir. Fédérant les énergies, ce leadership a accompagné sans relâche l'effort des Rwandais. 21 ans après, la volonté des Rwandais force l'admiration. J'étais très heureux d'entendre tout à l'heure des belles paroles concernant le Rwanda, mais c'est des paroles qui nous rassurent et qui nous encouragent dans la lancée dans laquelle nous sommes. En mobilisant notre potentiel et en puisant dans notre patrimoine culturel ancestral, nous avons retrouvé ce qui avait fait notre force pendant des siècles. Le travail, la résilience, la fraternité et la solidarité. Liberando i ruandesi, i combattenti del fronte patriottico ruandese hanno costruito le condizioni necessarie per ritrovare i fondamenti della nazione ruandese. Molto presto la leadership del presidente Kagame ha rievocato il dialogo e il concetto di dialogo e di unità e ha ispirato una visione comune dell'avvenire. Mettendo insieme le energie, questa leadership ha accompagnato il rilancio e gli sforzi compiuti dai ruandesi. 21 anni dopo, la volontà dei ruandesi merita ammirazione. Mobilitando il nostro potenziale, la forza del nostro patrimonio culturale ancestrale, noi abbiamo ritrovato quello che ha costituito la nostra forza durante i secoli: il lavoro, la resilienza, la fraternità e la fratellanza e la solidarietà. En moins d'une génération, les Rwandais ont non seulement réussi à reconstruire leur pays, mais aussi à le transformer. Cette transformation n'a pas été décrétée, elle a été construite lentement, progressivement, avec l'adhésion de tous. On peut affirmer aujourd'hui qu'elle est irréversible. Elle reflète la cohésion et la détermination d'un peuple uni dans un projet commun. C'est le meilleur hommage que nous puissions rendre à ceux que nous avons perdus. C'est le plus grand réconfort que nous puissions apporter
à ceux qui ont survécu. Je vous remercie. In meno di una generazione i ruandesi hanno non sono soltanto riusciti a ricostruire il loro paese, ma anche a trasformarlo. Questa trasformazione non è stata dichiarata, decretata, è stata costruita lentamente, progressivamente, con l'adesione di tutti, con la collaborazione di tutti. Possiamo dire, possiamo affermare oggi che questa è irreversibile. Riflette la coesione e la determinazione di un popolo unito in un progetto comune. Questo è il miglior omaggio che tutti noi possiamo rendere a quelli che abbiamo perduto, a tutti coloro che abbiamo perduto. È il più grande conforto che noi possiamo portare a tutti quelli che sono sopravvissuti. Vi ringrazio. Siamo noi che ringraziamo lei, signor ambasciatore, per un intervento così denso di considerazioni e di valutazioni che ci aiutano non solo a ricordare i fatti di ieri, ma ad affrontare i problemi di oggi. E do adesso la parola a Sua Eccellenza l'ambasciatore Gianfranco Del Verano. Con vero piacere, signor ambasciatore. Grazie Presidente, io la devo ringraziare particolarmente perché ha avuto la cortesia di ricordare il Circolo di Studi Diplomatici che in questa occasione io rappresento. La ringrazio veramente molto. I ringraziamenti sono d'obbligo, ma sono anche sentiti agli organizzatori di questo evento. Per me parteciparvi è un piacere ancora maggiore perché negli ultimi anni della mia carriera attiva al Ministero degli Esteri ho guidato la Direzione Generale delle Risorse e dell'Innovazione, che tra i suoi compiti ha anche quello della supervisione della rete consolare onoraria italiana all'estero. Quindi in quella occasione io mi sono potuto rendere conto di persona molto di più di quanto non avessi potuto fare nel corso delle mie esperienze diplomatiche sul terreno, della importanza dei consoli onorari e della rete consolare onoraria italiana all'estero. Questa sera ne abbiamo un esempio fulgido nella persona di Pier Antonio Costa. Più tardi nel corso del mio intervento ricorderò che il caso di Costa è certamente eccezionale, ma che si iscrive in una concezione del dovere, in una concezione del servizio che connota molto i diplomatici sia di carriera che onorari. L'avventura diplomatica del console Costa comincia nel 1988. Il 28 giugno l'allora console italiano a Kampala, che era competente anche per il Ruanda, propose al Ministero degli Esteri la nomina a console onorario a Kigali di Pier Antonio Costa in sostituzione del precedente titolare della funzione consolare, che per il moltiplicarsi dei suoi impegni professionali era spesso costretto a lasciare il paese. L'ambasciatore italiano si chiamava Zotta e nella sua proposta al Ministero degli Esteri l'ambasciatore Zotta scriveva che il signor Costa, evidentemente allora era ancora signore, non era ancora console, anche in ragione della sua attività imprenditoriale, gode di ampia stima nella comunità italiana e presso le autorità locali, e che questa circostanza gli avrebbe consentito di svolgere adeguatamente il lavoro consolare, facendo fronte ai gravosi impegni che deriveranno dalle sue funzioni. È un gergo molto burocratico, ma dietro questo gergo burocratico si nasconde l'apprezzamento, anche se a chilometri di distanza, della maggior parte nei confronti della persona che gli nominava o proponeva di nominare la funzione di console onorario d'Italia a Kigali.
E devo dire che l'ambasciatore Zotta in quella comunicazione al Ministero fu anche buon profeta, perché evocava la gravosità dei compiti, ma probabilmente quando scriveva quelle parole non immaginava quanto questi compiti sarebbero stati gravosi. E quando il console Costa, ormai nominato, sarebbe stato chiamato a dare concrete manifestazioni della sua capacità di farvi fronte a questi gravosi impegni. Già in occasione dei primi disordini, quelli del 1990, che come tutti sappiamo aprirono poi la strada ai genocidi del 1994, il console Costa si dimostrò ampiamente all'altezza delle aspettative che l'ambasciatore prima e il ministero poi avevano messo sulla sua figura. Agli atti del ministero ci sono svariate manifestazioni di, faccio una parentesi, questi atti del ministero li ho potuti consultare perché, proprio perché ho fatto il direttore generale di quella direzione generale, e vi dico che non è stato facile perché ormai dopo tanti anni questi atti erano in quelli che al Ministero si chiamano i grottoni, cioè sui sotterranei della Farnesina, dove non dico giacciono, ma certamente sono accumulati una mole incredibile di documenti, e tra questi c'era anche la cartella personale del console. Allora, per tornare a lui, agli atti del Ministero dicevo che sono numerose testimonianze di ringraziamento e di apprezzamento nei suoi confronti, in particolare in una lettera del 24 gennaio 1991 un nostro connazionale segnalava all'ambasciatore a Kampala il comportamento efficacissimo e veramente altruista del console in carica, che si è prodigato moltissimo per tutti noi in occasione della partenza forzata da Kigali per i torbidi della prima decade dell'ottobre 1990. Non è il periodo del quale parliamo, è un periodo protratto, ma già in quel periodo il console Costa aveva, come si dice in francese, annoncé la couleur. Nei 100 giorni del genocidio ruandese perirono non meno di 800.000 persone. La tragica contabilità di questi si traduce nella frequenza veramente diabolica di 416 uccisioni all'ora e di 7 uccisioni al minuto. È difficile dire con esattezza quante persone il console Costa abbia salvato da questo inferno, tra i componenti della comunità italiana in Ruanda, le altre comunità straniere del paese e gli stessi ruandesi di entrambe le etnie in conflitto. Nel libro che insieme al film che vedremo tra qualche istante fa da sfondo a questo nostro evento, lo stesso console Costa ammette che le liste che ha potuto ritrovare quando poi è rientrato in Ruanda sono incomplete, quindi lui stesso fa affidamento sulla memoria per completare quelle liste che volta per volta faceva delle persone che cercava o che salvava da una morte certa. Per l'eccezionale ed encomiabile comportamento del console Costa, come forse saprete, egli è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile dal Presidente della Repubblica, ma la sua incredibile, veramente incredibile attività gli è valsa altri importanti riconoscimenti, tra cui quelli del Belgio e della Santa Sede, e la Santa Sede in particolare in una comunicazione alla nostra ambasciata, l'annunzio metteva in risalto l'azione svolta in occasione degli eventi del genocidio del 94 per salvare, come ha ricordato anche l'ambasciatore del Ruanda in Italia, a rischio della propria vita, molte persone in pericolo di varie nazionalità e etnie. Di fronte a questi comportamenti che rendono il console Costa, che avvicinano o mettono il console Costa nella stessa categoria di personaggi come Schindler, come Berlasca, per i quali
libertà dei quali tanto si è parlato e giustamente si è parlato e che rendono il console meritevole dell'appellativo di giusto tra le nazioni, anche questo è un termine che l'ambasciatore ha usato, ogni parola rischia veramente di diventare retorica. E proprio lui, proprio il console Costa, proprio Pier Antonio Costa ci invita a rifuggire dalla retorica. Nelle sue dichiarazioni pubbliche egli ha sempre detto, con la grande semplicità di spirito che lo contraddistingue, che significa anche l'onestà di spirito, che egli ha fatto soltanto quello che riteneva essere il suo dovere. E anzi, in molti casi, egli si esprimeva rammarico per non aver potuto fare di più. Ora, di fronte a questa concezione del dovere da parte di Pier Antonio Costa, verrebbe quasi la voglia di rovesciare la famosa frase, il titolo del libro di Hannah Arendt, la banalità del male, parlare di banalità del bene. Io in realtà preferirei parlare della normalità del bene, cioè quella normalità che fa sentire il bene come parte della propria vita quotidiana, e fare il bene è un obbligo, è un dovere al quale non si può non corrispondere con i fatti come egli ha fatto. E in questo senso a me piace vedere nella vicenda di console Costa, pur nell'eccezionalità delle condizioni nelle quali questa vicenda si è svolta e della straordinarietà dei rischi che egli ha preso e che vedremo in parte nel film che sarà proiettato questa sera, io voglio vedere anche la sintesi delle esperienze di tutti quelli che pongono il loro impegno professionale al servizio del paese e al servizio degli altri. Io penso in questo momento, e sono certo che il console Costa non se la farà male se lo faccio, penso ai tanti esempi di abnegazione nello svolgimento del proprio dovere che costellano la storia della diplomazia italiana. Nell'albo d'oro del Ministero degli Esteri sono registrate figure di funzionari diplomatici e non che sono stati protagonisti di vicende di imprese civili al limite dell'eroismo. Filippo De Grenin, che è stato un martire delle fosse ardeatine ed era un giovane diplomatico. Attilio Perrone Capano, che morì nel tentativo di attraversare le linee nemiche e raggiungere a Roma il gruppo di sparuti diplomatici che stavano cercando di ricostruire il Ministero degli Esteri della Nuova Italia. E tanti altri. Nell'attualità, per esempio, penso al nostro ambasciatore a Tripoli, che ha mantenuto aperta l'ambasciata, unico fra tutti i paesi occidentali, in condizioni difficilissime e che ha aiutato e sovraordinato la partenza della nostra comunità italiana. E penso a tutti gli altri diplomatici e non che si trovano ad affrontare situazioni di rischio, di pericolo, situazioni di crisi. In realtà in questa categoria, come ho detto, non ci sono solo i diplomatici, ci metto anche i consoli onorari, perché molto spesso sono proprio i consoli onorari quelli che, e stasera sono lieto di vederne tanti questo nell'uditorio, e sono proprio i consoli onorari quelli che per primi si trovano a fronteggiare situazioni di pericolo, situazioni di rischio, e spesso li fronteggiano da soli, perché le ambasciate sono lontane. Nel caso del console Costa l'ambasciata stava in un altro paese, quindi immagino ce lo dirà lui, le comunicazioni erano difficili, credo che in quelle condizioni comunicazioni non ce ne fossero, e quindi le decisioni che doveva prendere lui, consultando non il superiore del ministero, ma la propria coscienza, che è molto superiore al superiore del ministero. Ricordo che la rete consolare italiana è ormai composta di 400 uffici sparsi in tutti i continenti,
Soltanto 5 anni fa gli uffici onorari italiani all'estero erano 365, in 5 anni sono diventati più di 400, e questo a dimostrazione dell'importanza di queste, delle funzioni che i consoli onorari svolgono. Nel 1963 un delegato, credo norvegese, alla conferenza della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari disse questa frase: i consoli onorari non sono un fenomeno di ieri, bensì una realtà di domani. Una realtà, aggiungo, che costituisce un complemento essenziale alla rete diplomatica italiana di carriera, facendo da collegamento tra gli uffici di prima categoria, diciamo, e i nuclei locali dei nostri connazionali che sono sparsi in tante parti del mondo. Ancora più significativo, e lo ricordavo prima, è l'opera dei consoli onorari nei paesi nei quali l'Italia non è presente. E in questi paesi il console onorario, come dicevo, prendendo spunto dalla figura del console posta, si trova a dover affrontare le situazioni direttamente in prima persona e senza poter contare sul sostegno né morale né fisico di nessuno. Certo, non tutti i consoli onorari italiani si trovano o si sono trovati a fronteggiare le situazioni estreme che ha dovuto fronteggiare il console Costa, o hanno avuto modo di manifestare il loro coraggio come egli ha fatto. Ma non sono infrequenti, credetemi, i casi di disastri naturali o di altra natura che si verificano in luoghi lontani dalle ambasciate o dagli uffici consolari di prima categoria di carriera, nei quali i consoli onorari sono i primi a dover intervenire nell'assistenza ai connazionali o nella funzione di raccordo con gli enti e con le istituzioni locali preposte alla gestione dell'emergenza. Nel caso del console Costa è emblematico, io credo che nulla, diciamo che molto di quello che egli ha fatto lo deve alla sua capacità di interagire con quelli che in quel momento comandavano da una parte e dall'altra. Ho visto, ricordo che il console, ricordo a me stesso che solamente grazie ai rapporti che aveva con un determinato militare riusciva ad ottenere e lascia passare permessi. Immagino come va bene, allora la chiudo qui. Io penso che la stia dicendo una cosa importante che aiuta a capire che cosa è capitato, cioè che si tratta di qualcosa che naturalmente, diciamo, stiamo discutendo di una realtà che esprime naturalmente una particolare personalità, ma che è il risultato di una struttura, di un'organizzazione, di un'esperienza. Quindi l'ambasciatore Valderrama stava concludendo il suo intervento e siete pregati di essere gentili e di mostrare l'educazione che senza dubbio possedete. Presidente, volevo tranquillizzarla, non avevo bisogno della cortese sollecitazione del nostro interlocutore, io avevo già chiuso. La ringrazio molto, davvero mi dispiace per questo episodio che, diciamo, contraddice invece l'interesse di un intervento che era completamente dentro il tema che noi stiamo affrontando. Adesso si proietta il film, La lista del console, e nomino quello che è l'altro protagonista di questa serata, non abbiamo parlato fino adesso, ma che è Alessandro Rocca, che è il regista di questo film, che alla fine della proiezione, insieme a Pier Antonio Costa, parteciperà a una discussione che sarà aperta naturalmente poi anche alle vostre domande. Adesso c'è la proiezione del film.
Buonasera a tutti. Francesco. Allora, sto vedendo più amici romani qua che di quando stavo a Roma, mi fa molto piacere questa cosa. Io sono Daniele Scaglione, e stasera sono qui per moderare, quindi non sto a raccontarvi lungo per largo cosa ho fatto, che non è interessante, mentre invece sarà molto interessante ascoltare Alessandro Rocca e Piero Antonio Costa, qualcosa che riguarda la loro storia e cercare un po' anche di questo, sì, vorrei provare a spingere a farlo, attualizzarla, provare a ragionare su quello che ci può insegnare ancora questa storia. Ti ringrazio per essere rimasti quindi qua fino alla fine, cercherò, questo sì, non dico di mandare a casa prestissimo, ma di dare un po' di ritmo al dibattito e fare in modo quindi che riusciamo anche ad ascoltare, a raccogliere domande e interventi di vario tipo. Quello che mi sento di dire, e con questo vorrei cominciare a far parlare Alessandro, è che la storia del Ruanda, del genocidio che è avvenuto in Ruanda nel 94, poi il genocidio è privato del Ruanda nel 94, è la punta di un iceberg, non è un fenomeno isolato, fa parte di una storia più complessa e più articolata, però quell'evento, quel fatto, noi, per noi intendo comunità occidentale, civiltà che si ritengono più evolute, lo stiamo ricordando molto male. Ce lo siamo raccontato per un po' di tempo come, scusatemi il termine, ma uso delle parole di grandi statisti, quindi non sono delle mie iperboli, ce lo siamo raccontati come storie di africani che si ammazzano fra di loro, di regolamenti di conti tribali, citando gente come Mitterrand e come Bill Clinton, non sto citando l'ultimo arrivato, e per un po' di tempo siamo stati lì a dirci vabbè, questi africani si massacrano fra di loro, stavolta hanno fatto un po' più esagerato rispetto al solito, però fanno così. Poi col tempo invece è venuto fuori che quel genocidio non era tutt'altro che una così regolamento di conti un po' sopra le righe, ma era una cosa scientificamente studiata, pianificata, preparata, e dove le potenze occidentali hanno avuto un grande ruolo nell'arma. Chi nel sostenere fino in fondo chi il genocidio l'ha compiuto, l'ha eseguito, penso al governo francese di allora, chi semplicemente facendo affari, vendendo armi a tutto spiano, no? Noi abbiamo questa immagine del macete, sì, uno dice vabbè il macete, quindi sono ammazzati con quello che trovavano tra le mani, poi vai a vedere i numeri. Il Ruanda in quegli anni è stato il terzo importatore di armi assoluto in Africa, assoluto, non in termini relativi, il terzo importatore di armi assoluto, un paesino grande poco più del Piemonte, in mezzo a quei colossi africani. Quindi evidentemente tutte queste armi qualche utilizzo l'avrebbero avuto, chi gliela ha vendute però lo scrupolo non se le posa. E poi c'è la storia di chi poteva fare qualcosa, poteva intervenire e non l'ha fatto, ha scelto di non farlo, ha scelto, sapendo quello che stava facendo, di lasciare che un massacro venisse compiuto nel modo peggiore. Tutte queste cose si ricordano molto, ma molto, ma molto poche. E quindi Alessandro, visto che tu ti sei preso la briga di raccontarla, ti devo per forza chiedere se tu pensi che col tuo lavoro questa memoria così fallace, così debole, così sballata possa un po' cambiare, che contributo puoi dare? Allora intanto buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti così numerosi a questa presentazione. Una domanda difficile quella che mi fai, perché sono temi molto particolari e delicati che spesso nei nostri media non trovano spazio. Infatti anche questo documentario è stato prodotto da Rai Cinema, dal Dauphin Fund Piemonte e dal programma media della Comunità Europea, però sulle nostre televisioni è andato in onda veramente ad orari improponibili, quindi cercare di smuovere le coscienze in qualche modo mandandolo in onda a mezzanotte è un po' complicato, magari uno a mezzanotte ha qualche cos'altro da fare, magari deve andare a dormire. E allora forse bisogna cercare di capire se c'è la possibilità di cambiare anche tutto ciò che è la struttura dei nostri media per comunicare determinate storie. Perché quella di Pier Antonio è una storia che a me ha colpito moltissimo per la semplicità con cui lui ha agito. Cioè lui ha agito perché bisognava fare in quel modo lì. E allora secondo me dovrebbe essere una cosa che è nell'animo di ciascuno di noi, e invece 100 altre persone non hanno fatto nulla.
ed è una cosa che ci chiediamo questa, ce la domandiamo, ciascuno di noi avrebbe agito o avrebbe girato le spalle. Però se non c'è modo di raccontare, di comunicare queste storie, allora come possiamo fare? Certo, il documentario è forse lo strumento con il quale io riesco a esprimermi meglio. Il libro di Luciano Scalettari, che non è qua con noi purtroppo perché, come avete sentito, è stato colpito dal lutto e lo saluto, ha un'altra dimensione ancora, no? Cioè quella di... E quindi quando io ho letto il libro ho detto a Luciano, questa storia va raccontata in altri modi. In quali modi? Facciamo un documentario, facciamo un film, facciamo qualche cosa. Cerchiamo di farla conoscere il più possibile. Bisogna però che cambino le strutture, i media, cioè chi ci dà poi la possibilità di trasmettere queste cose. Grazie. Tu hai usato una parola che vorrei girare al console Costa e provare proprio a capire se lì c'è un po' la chiave della questione. Io penso che il Ruanda si possa leggere sotto tanti punti di vista, sotto tanti angoli. È una storia incredibile quella del Ruanda, tragica, drammatica, ma dove veramente si incrocia un po' di tutti i fatti del nostro tempo. Però credo che una parola chiave sia quella di responsabilità. Io non me ne guardo bene dal dividere i protagonisti di questa storia in giusti o non giusti, sono io per farlo... Però una cosa che vedo chiara, avendo un po' cercato di capire questa storia, è c'è chi si è sentito responsabile e c'è chi invece ha detto ma io con questa cosa qua non c'entro niente. E mi viene da pensare che forse se non la ricordiamo tanto volentieri è perché è anche scomodo andare a vedere che forse le responsabilità ce l'avevamo noi come singoli, come individui, come stati. E quindi io chiedo... a Costa, del console Costa, se a un certo momento si è sentito responsabile oppure preso dalla concitazione dei fatti si è messo a fare tutto quello che poteva, no? Sia a fare quello che da un certo punto, fino a un certo momento gli è stato, non so, ordinato, comunque chiesto dallo Stato italiano, sia poi quello che invece ha fatto perché lei ha visto delle cose, ha detto io qui posso fare qualcosa. Quindi sulla parola responsabilità trova che sia una chiave rispetto a quello che è successo in Ruanda. Vorrei cominciare per chiedervi di dimenticare tutto quello che hanno detto fino ad ora tutti gli intervenenti sulla mia fatti e sulla mia predisposizione. Ditevi che non mi sento un eroe e non credo di essere lo Stato. Ho semplicemente fatto quello per cui mi ero impegnato quando mi hanno nominato console italiano, console onorario italiano a Kigali. Il primo dovere di un console è proteggere i propri concittadini. E non è quando ci sono delle difficoltà o dei rischi che ci si deve tirare indietro. La seconda cosa, quando sono intervenuto dopo, è prima di tutto il frutto di una educazione e credo profondamente che l'educazione che ho ricevuto è l'educazione che in tutti i casi ai miei tempi i genitori davano ai figli, l'amore e la disponibilità per il prossimo, l'obbligazione di essere corretti verso se stessi, l'obbligazione di fare quello che si deve fare e non cercare pretesti per scusarsi di non averlo fatto. Questa è stata l'educazione che io ho avuto quando ero giovane e questo mi ha portato, direi, naturalmente a agire in un certo senso. Direi anche che quando si parla di bambini, di gente salvata, okay, c'è un po' di italianità in questo.
io credo che gli italiani in genere siano brava gente. E fa ridere adesso quando si dice, ma è così. E questo credo che noi lo capiamo. Noi sentiamo quando dobbiamo fare qualcosa, se poi non ci riusciamo lo rimpiangiamo, ma sentiamo. E io quel momento là ho sentito che potevo fare qualcosa, perché l'esperienza che mi è venuta nei primi incontri mi ha permesso di capire che potevo trattare altrettanto bene con il barbaro con la macetta in mano che col generale che sotto sotto dirigeva quel barbaro. E questo mi permetteva di riuscire delle azioni, degli atti che altrimenti non si potevano fare. Il signore che avete visto là, Alexis Briquet, che parla dell'evacuazione di Butare, mi ha detto un giorno: non ho mai visto qualcuno che sapeva non domare ma assoggettare la gente come te, perché non so se sia un dono, ma in ogni caso è una realtà. Avevo 30 anni di Ruanda quando i fatti sono iniziati e mi sono reso conto rapidissimamente che sapevo quello che i ruandesi pensavano prima che cominciassero a pensarlo, e con questo potevo agire e mettere in atto le posizioni. A volte in una barriera ero molto umile, a volte ero prepotente, ma tutto dipendeva da come percepivo lo stato d'animo di quelli che erano davanti a me. E questo che mi ha aiutato ad andare avanti. Allora, se permettete, io vorrei giusto finire per dire una cosa. Ai genitori avete un dovere di dare un'educazione civile ai vostri figli, perché questo un giorno può essere necessario. E ai bambini, ai giovani che non sono ancora adulti o che lo saranno presto, direi questo, semplicemente questo: datevi in funzione delle vostre conoscenze, in funzione delle vostre esperienze, delle linee di vita da seguire, e cercate di mantenerle per tutta la vostra vita. Sarà quello che io dovevo dire. Grazie. Grazie, per dire che c'è ancora qualcosa sicuramente. E torniamo su questo discorso degli italiani, perché sicuramente a noi fa molto onore come italiani poter dire che Pier Antonio Costa è un italiano espatriato, potremmo dire una fuga di cervelli, parte di quella cosa di vista che sono anche civile. Però gli italiani ci sono stati, e dobbiamo capire se il comportamento che hanno avuto altri italiani, non dico che sia stato altrettanto coraggioso, ma almeno onorevole. Nei primi giorni da genocidio inizia quell'operazione di evacuazione a cui anche lei ha accennato. Arrivano dei soldati scelti di primo ordine, arrivano dalla Francia, arrivano dal Belgio, arrivano anche dall'Italia. C'è stata l'operazione, che se non ricordo male, l'operazione Ippocampo, che ha visto andare giù un gruppo di soldati italiani, di quelli molto esperti, molto molto bravi, e fanno questa operazione di portare via gli espatriati, gli stranieri in Ruanda, quindi gli occidentali. Dopodiché se ne vanno via anche loro, e la domanda è: perché secondo lei non sono restati? E se fossero restati, forse, adesso qui staremo a parlare di una storia diversa, non solo gli italiani ma anche gli altri, certo. Ci sono stati, sono arrivati in Ruanda per l'evacuazione 110 militari della Colmoschini,
e con loro è stato realizzato l'ultimo rastrellamento dalla ricerca di quelli che si sapeva che erano là, vi parlo degli stranieri, si pensava che ci fossero ancora e si doveva essere certi che sia se li recuperava sia non c'era. E ho partecipato a quello, ma in fase molto semplice. Perché non sono rimasti? Quello è giusto un problema politico. Si era sotto l'influenza delle posizioni dei dirigenti europei e non ci sono state prese di posizione efficaci per cercare di ridurre questo genocidio. Non c'è stato neanche, penso, i primi tempi l'impressione che sarebbe stato un genocidio, ma non, le Nazioni Unite non si sono opposte. C'erano 1800 militari delle Nazioni Unite presenti in Ruanda con un piano di evacuazione e di protezione per tutta la città di Kigali, che esisteva perché me l'hanno spiegato i responsabili militari di quel piano là qualche mese prima che questo avvenisse. Sono venuti 200 militari francesi circa e 200 militari, 150 militari belgi per fare l'evacuazione, e l'evacuazione di Kigali il 12 settembre e il 12 aprile era finita. La Kolmoskin aveva finito di circolare, di ricercare le persone che dovevano ricercare e si sono ritirati. A partire da quel momento là si poteva eventualmente opporsi al genocidio e non è stato fatto. Perché? Semplicemente perché la vita di un militare bianco non vale la vita di 100.000 ruandesi uccisi. Semplice, perché rischiare quando quella manica di imbecilli, selvaggi, stanno uccidendosi. Lasciamoli fare. E questo è stato il ragionamento probabile di quel momento là. Ma si possono essere cattivo anche con noi. Direi che questo ragionamento deriva anche dal fatto che quando ci sono dei militari che partono per opporsi a questo o a quello, ci sono delle madri che si mettono nella strada per impedirgli di andarci. E quello non fa parte di un'educazione civile, civica, come si deve. Mi spiace, ma è così, questa è la verità, per me. Provo ancora, prima di tornare ad Alessandro, a fare una domanda su un punto specifico e preciso che lei ha proprio adesso sollevato, cioè il ruolo delle Nazioni Unite. Premetto che io personalmente mi sono avvicinato alla storia del Ruanda studiando molto la storia, la vicenda personale di Roméo Dallaire, che era il capo dei Caschi Blu in Ruanda, un canadese, generale canadese, che guidava la missione di UNAMIR, che aveva come scopo quello di portare Ruanda verso la pace sulla base degli accordi di Arusha tra le parti in conflitto. L'idea che mi sono fatto della figura di Dallaire, dopo averlo anche poi incontrato, intervistato, avendoci parlato, che non stiamo certo a parlare di nuovo, di giusti, di eroi, eccetera, ma di una persona che di nuovo si è sentito responsabile, in qualche modo, e si è sentito parecchio, tant'è che è stato anche molto male dopo la missione, ha tentato il suicidio, ha dato una crisi depressiva parecchio forte. Però ecco, c'è questa chiave forte, no? Che lui si è sentito responsabile e lui sentiva di agire in nome dei valori alti delle Nazioni Unite. Lei prima mi ha confidato che nelle Nazioni Unite non ha più nessuna speranza e nessuna fiducia, però ci deve aiutare a capire se
una fiducia che non ci può essere, perché è impensabile che un'organizzazione internazionale super partes funzioni davvero, o se invece è un problema di persone, di esseri umani, perché se le Nazioni Unite non sono intervenute, perché nel Consiglio di Sicurezza certe persone hanno votato in un modo anziché in un altro. C'è da dire che qualcuno aveva provato a votare contro, no? L'ambasciatore della Repubblica Ceca, per esempio, è stato uno che si era battuto perché si intervenisse a fermare il massacro. Quindi quello che le chiedo è: ma non è possibile sperare nelle Nazioni Unite, oppure Ruanda ci può insegnare una lezione, cioè che le Nazioni Unite devono essere più capaci di intervenire anziché pensare solo a salvare se stesse dalle situazioni difficili? Non so, quello che è certo è che prima del genocidio ruandese questi tipi di azioni non erano presi in carica in modo conseguente dall'insieme delle Nazioni Unite e delle nazioni che facevano parte delle Nazioni Unite. È cambiato da allora. Nessuno può più prendere in carica un rischio del genocidio, perché sarebbe stolto veramente poter essere accusato di questo. Nessuno può mai pensare di farlo. Però a quel momento là, forse perché non c'era mai stata una violenza tale, ma nessuno pensava che questo sarebbe arrivato a quei limiti lì. Alessandro, ti vorrei fare una domanda tirando in ballo un prodotto cinematografico che secondo me non è bello come il tuo, ma ha avuto un pochino più di successo, cioè Hotel Rwanda. Hotel Rwanda, quello che è il mio punto di vista, è il prodotto, la cosa che ha fatto di più parlare su Rwanda in assoluto, perché è stato un film da successo internazionale planetario, che ha solo un problema, e cioè che la figura, poi il console l'ha conosciuto, ha un parere, potrà dirci anche qualcosa, la figura del nipote Dusi Zavagina, cioè questo direttore dell'hotel, è una figura controversa, diciamo così, cioè una figura su cui ci sono un po' di ombre che arrivano da diverse testimonianze. Alcuni dicono che c'è una campagna contro di lui solo perché ha visto Madre Kagame, però ci sono anche altre fonti che invece quantomeno fa venire dei dubbi, ecco, vorrei essere equilibrati e distaccati nel giudizio. E però quel film in qualche modo ha portato l'attenzione a quello che è avvenuto in Ruanda in una maniera straordinaria, perché veramente si è cominciato a parlarne tantissimo, più ancora che nelle occorrenze e nelle celebrazioni. La domanda che ti faccio è: ma allora, per riuscire a far parlare del Ruanda, bisogna, secondo te, trovare comunque l'eroe buono, magari interpretato da Don Cido, che è anche un personaggio affascinante, mentre il quadro Dusi Zavagina, adesso vabbè, tutti i gusti sono gusti, però non ha lo stesso fascino personale e fisico di che ha Don Cido sicuramente, oppure non ce la facciamo, oppure non c'è modo perché altre strade non ci sono che queste, che usare il prodotto hollywoodiano. È una domanda abbastanza difficile che mi fai, però sulla figura del direttore del Termine Colline, io per dare un giudizio distaccato, intanto dico che lui comunque in quel momento delle vite le ha salvate. Poi come le abbia salvate, in che modo, se dietro ci fosse qualcos'altro, comunque in quel momento lui è uno di quelli che ha agito, magari ne ha avuto anche sul tornaconto agendo in quella maniera, però delle vite le ha salvate. Quindi io direi prima cosa questa, dopodiché si può ovviamente sviscerare la storia di ciascuno e vedere esattamente che cosa è successo poi prima, durante o dopo. Comunque, per quanto riguarda il discorso che fai sul come raccontare le storie, se bisogna per forza avere l'eroe buono, per forza avere il blockbuster hollywoodiano, purtroppo in molti casi è così, perché il documentario è un prodotto, diciamo, come dire, di nicchia, soprattutto nel nostro paese, mentre in molti altri paesi, come dire, il documentario va in prima serata, in Canada, in Francia, nei paesi anglosassoni soprattutto.
qui da noi, se non c'è la fiction, se non c'è il reality, se non c'è il programma di intrattenimento, è difficile fare i numeri, è difficile fare quello che le televisioni si aspettano, che i direttori di rete si aspettano e che gli investitori pubblicitari si aspettano. Secondo me è anche un discorso di educazione. Io fossi un direttore di rete, di Rai 1, direi va bene, quest'anno per 52 settimane, giovedì sera, in prima serata, c'è il documentario. Io sono dell'idea che se si abitua lo spettatore, bisogna abituarlo poco a poco. Secondo me si fanno poi anche i numeri, perché poi il documentario può essere la docufiction, può essere il documentario di narrazione, può essere il documentario di creazione, può essere tutta una serie di cose, il documentario storico, di ricostruzione, eccetera. Però bisogna abituare anche un po' il pubblico. Se io abito il pubblico a vedere sempre solo le fiction, le ricostruzioni, allora quello si aspettano. Però se io li abituo anche a vedere il documentario, allora il pubblico si abitua anche a vedere il documentario. Io ne sono convintissimo. E ci sono degli esempi, ci sono trasmissioni di altro tipo che hanno incominciato ad essere trasmesse con degli share bassissimi, però insistendo, abituando lo spettatore, hanno poi avuto un grandissimo successo. Faccio un esempio che non c'entra niente, però le Iene, la prima edizione delle Iene faceva l'1% di share, 1,5%, adesso sono in doppia cifra sempre, perché chi l'ha messo in onda ha creduto nel prodotto, perché è un prodotto di denuncia diverso, che raccontava delle storie vere, con il loro stile, però raccontava delle storie. E se io ho delle storie da raccontare, e le so raccontare, il documentario ha gli strumenti per farlo, allora devo scommetterci e devo metterlo in onda in prima serata e non a mezzanotte o alle 4 del mattino, come è anche successo. Prima di andare avanti, c'è il padrone di casa e gli chiedo fino a che ora possiamo spingerci. Guido? Da fuori qui. Chiedetelo a quel sì. Ci sei resistente. Abbiamo 30 minuti. Ti mazzano a te poi domani, poi anche che fai stare qua. Va bene, grazie al direttore Vagliano. Assolutamente sì. Che ci ospita e comunque volevo adesso faccio tornare la parola sicuramente al console Costa, ma preparatevi anche per domande, per interventi, anche di voi, magari se siete Stanley, altri amici ruandesi che volete, ovviamente sarebbe bello sentirvi parlare. Solo una cosa sul discorso di Luce Sabagina, io cito quelle che sono le fonti, così giusto, anche perché ho dato per scontato che tutti conoscessero questa vicenda e perdonate, magari non è così. Hotel Rwanda, come sapete, è la storia dell'hotel delle mille colline nel cuore di Kigali, dove si rifugiarono più di 1200 persone che così facendo si salvarono dal massacro. Il film Hotel Rwanda di Terry Gilliam racconta in sostanza questa cosa, mettendo in luce la figura limpida, cristallina, coraggiosa di questo direttore. Ci sono sostanzialmente due fonti che dicono che questo direttore tanto limpido non lo sia stato. Una fonte riguarda circa un centinaio di sopravvissuti, le cui testimonianze sono raccolte in un libro pubblicato solo in Francia, che dicono questo ci chiedeva i soldi, e ci ha chiesto i soldi, ci ha tolto ogni avere. L'altra fonte sono alcuni soldati delle Nazioni Unite che dicono che lui era comunque in combutta con le milizie armate, che avesse anche dato delle liste di persone che erano ospiti dell'albergo, dicendogli guardate che il tizio dal dettaglio sta nella camera XY e via dicendo. Naturalmente io non sono nelle posizioni di dirvi sono fonti 1000 per 1100%, però ecco, sono le fonti che ci portano a parlare di una figura un po' comunque controversa e discussa. Console, prego. Appoggio quanto ha detto Alex Rocca sulla situazione del Milcolin e sul fatto che 1200 persone si sono salvate perché sono andate al Milcolin. Io ne ho depositato 4 bambini all'inizio dell'evacuazione, sono andato a cercarli dopo perché avevo la possibilità di metterli nell'aereo e portarli a Nairobi, ma il Milcolin è stato il paradiso perduto per centinaia e centinaia di persone in Ruanda. Una semplice parentesi per chi l'ha visto: gli orrori del film Il Milcolin sono un millesimo degli orrori veritieri che sono arrivati in Ruanda durante il genocidio. Dunque
Ma penso sinceramente che non si possano mostrare quelle cose lì. Tutto quello che posso dirvi è che dopo questa riunione qua io questa notte non dormo, perché quelle cose lì mi rivengono e quelle immagini sono lì, mi accompagnano tutti i giorni. E Milcolin è stato un punto, anche grazie alle Nazioni Unite, che non avevano D'Alea, che non aveva più soldati, che gli avevano ritirato tutto e gli rimanevano 200 ghaneani e qualche senegalese. Ma con questi ha cercato di fare del Milcolin un punto d'appoggio dove, avendo dei soldati delle Nazioni Unite lì dentro, impediva agli altri di imporsi con prepotenza. Era tutto quello che io devo dire sul Milcolin. Sulla personalità del direttore del Milcolin non mi esprimo perché non l'ho conosciuto. Conosco quattro persone che ne sono uscite e che mi hanno semplicemente detto: io, essendo al Milcolin, me la sono cavata. È tutto quello che posso dire sul Milcolin. Allora, raccoglierei qualche domanda, nel frattempo vi dico solo una cosa al volo. Prima il console ha parlato del fatto che un ruandese vale 100.000, scusate, una persona occidentale vale 100.000 ruandesi nella nostra concezione. Beh, c'è chi questo studio l'ha fatto precisamente. Il Romeo Dallaire racconta di aver ricevuto la telefonata di un funzionario del governo americano che gli ha chiesto un po' di statistiche sui morti in Ruanda durante il genocidio, e quando lui ha chiesto la spiegazione di queste domande si è sentito rispondere da questo funzionario che gli Stati Uniti stavano ancora valutando se intervenire o meno nel genocidio per far qualcosa, per fermarlo, per impedire che fosse così grave, e però dovevano sapere precisamente il numero dei morti perché avevano fatto un'indagine statistica del cittadino medio americano e avevano visto che il cittadino medio americano percepiva il ferimento o la morte di un proprio soldato equivalente alla morte di 85.000 ruandesi come gravità del fatto, cosa che li ha indotti poi, come sappiamo, a non intervenire. E di storie di cinismo come queste ce ne sarebbero tanto, però ci sono già due interventi, li raccogliamo entrambi e poi vediamo, vedo tre, uno, due, poi c'è un terzo e poi dopo questo primo giro facciamo le risposte. Buonasera, sono Marco Minori, sono assolutamente apprezzato tutto di questa serata, però mi sembra che ci sia un silenzio fragoroso da coloro che rappresentano 87% della popolazione ruandese. Mi sembra che anche Sua Eccellenza l'ambasciatore di Ruanda, en passant, abbia detto che la Chiesa Cattolica non ha fatto nulla. È così, non è così, ho capito male io, è un silenzio veramente assordante come c'è in altri posti, eccetera eccetera. Poi un piccolo passaggio a scala. Le Iene avranno doppie cifre, ma io tutti i servizi che ho visto fare dalle Iene su Burkina sono tutte delle sole. Ma quanto servizi su Burkina e Iene? Il coordinatore, se no il signore alla mia estrema destra, dopodiché ringraziare il signore console e poi il sinialista. Allora, io ho potuto effettivamente vedere il documentario, purtroppo ho notato che in questo documentario così bello c'è un messaggio che manca. È vero, è stato visto delle immagini, è stato intervistato determinati personaggi e così via. Però il messaggio che manca qua non ci è stato detto, noi spettatori, ascoltatori, chi è alla base di questo genocidio, che secondo il mio umile parere è fondamentale per una ricerca morale, spirituale, di perdono continuo e così via. In questo documentario io non l'ho visto. Questo è uno. Di due, vorrei sottolineare che in effetti purtroppo in Ruanda è successo
non un crimine ma dei crimini contro l'umanità e contro Dio per coloro che ci credono in Dio. Però prima del Ruanda, sicuramente tanti non lo sanno, perché effettivamente è successo la stessa cosa in Camerun nel 70, in cui i francesi, io lo dico apertamente, nessuno si è permesso, oltre il signore che ha sottolineato un po' la faccenda dei francesi, in Camerun c'è stato dei massacri, un genocidio più o meno come quello di Ruanda. Ieri, soltanto ieri, in Costa d'Avorio ci sono 3 milioni di morti in cui nessuno ha parlato, in cui la comunità internazionale non dice niente. Dico questo perché, in effetti, quando la verità non fa collo a chi fomenta, crea i crimini come in Ruanda, non si viene a sapere. È stato fatto determinate domande perché loro non hanno intervenuto. In Ruanda, stranamente, c'era l'ONU, c'erano i francesi, c'erano i belgi e tutti erano, compreso la Chiesa. Perché non ha fatto niente? È semplice. Perché, io ve lo dico, potete andare a indagare, c'è una cospirazione internazionale per sterminare, uso questo grossissimo termine, per sterminare i neri e gli africani. Andate a fare delle ricerche e scoprirete. Di tre, c'è anche una cosa che mi dispiace veramente. E se voi andate a cercare effettivamente un documentario fatto da un giornalista da RAI, che purtroppo è stato cacciato via dalla RAI perché intervistando a chi di dovere è venuto a scoprire tante cose, che si chiama La Francia in Nero, in nero, la Francia in nero, scoprirete tante di quelle verità che vi dispiacerà. Perciò io dico, è interessante, però se noi vogliamo la verità dobbiamo cercare effettivamente di dare nome a chi ha istigato tutti questi crimini. Grazie. Volevo approfittare della, mi sembra, approfondita conoscenza delle dinamiche delle Nazioni Unite in quel frangente. Non so se mi sbaglio, scuso, non conosco bene la vicenda, ma mi pare che il referente delle Nazioni Unite per l'Africa in quel momento fosse Kofi Annan, e quindi volevo chiedere quale è stata la sua posizione, visto che mi è parso di capire che ci fossero delle posizioni divergenti all'interno delle Nazioni Unite, visto che poi è diventato segretario generale delle Nazioni Unite, per capire quali sono le logiche, diciamo, premiali delle Nazioni Unite. Semplicemente ricordo la pubblica che siamo nel museo della distinzione.
e quando c'era la disciplina, avevamo i vecchi, i vecchi, perché a un certo momento l'impegno politico della persona può passare di sui altri, in modo più materiale, in modo di...
sono il console onorario della Slovacchia, tra l'altro ringrazio di aver ricordato che il rappresentante della Cecoslovacchia aveva votato in un certo modo. Solo un chiarimento, vorrei capire come funzionava questa lista, perché per esempio nel film delle liste di Schiller, allora Vissuto diceva che quelli erano i suoi operai che dovevano andare nelle sue fabbriche, ma com'è che lei riusciva a far passare, a parte il discorso del denaro che evidentemente comprava, c'era qualcos'altro oltre il denaro oppure proprio solo grazie alla sua capacità economica? Désolé, j'ai dû sortir, la presse voulait que je dise un mot, donc je n'ai pas suivi le débat du début, je ne l'ai pris qu'à la fin. Je ne sais pas si tout le monde comprend le français. Oui, c'est bon. Oui. Je recherche son personnel de chuchotage. Voilà. Alors, j'ai cru comprendre à la fin que vous avez parlé de deux sujets pour lesquels je voudrais intervenir. Vous avez parlé, j'ai entendu la fin, des responsabilités, notamment du rôle que pouvait jouer Kofi Annan. J'ai entendu ça longuement. Je voudrais rappeler que Kofi Annan avait un chef qui s'appelle Boutros Ghali et que donc les responsabilités, je dirais, devraient être partagées. Ensuite, que le secrétariat général des Nations Unies, je dirais, a comme chef le Conseil de sécurité. Ce Conseil de sécurité fait des membres. Ce sont les décideurs, les vrais décideurs de ce qui se passe dans le monde. Et ils étaient là. Ils étaient là pendant les 100 jours. Ils savaient ce qui se passait. Ils avaient des ambassadeurs sur place. Hein? Costa, il était consul. Mais il y a des ambassades qui étaient à Kigali. Ces ambassades voyaient ce qu'il a pu faire. Tout être humain aurait pu le faire, en principe. Alors, a fortiori, ceux qui en avaient les moyens, les grosses ambassades, les grands pays, étaient représentés sur place. Les États-Unis, la France, la Belgique. Je parle de la France et de la Belgique parce que ce sont des pays qui ont des affinités déjà historiques et qui avaient une influence importante sur le pouvoir du moment. Donc, je crois que les responsabilités, on devrait les chercher plutôt ailleurs que dans l'administration du secrétariat général. Je vous ai entendu aussi parler de l'Église. Bon. L'Église, c'est toujours très délicat à parler. Je suis moi-même chrétien, catholique et pratiquant. Je peux donc en parler librement. Mais en tant qu'ambassadeur, il vaudrait mieux que j'utilise d'autres mots. Je vais essayer d'utiliser les mots qu'il faut. L'Église, effectivement, l'Église n'a pas une responsabilité en tant qu'Église des individus, des prêtres. Comme l'a dit Pierre Antonio, des prêtres ont joué un rôle actif. En Belgique, on a condamné des religieuses à, je crois, 12 ans ou 20 ans. Au Rwanda, on en a condamné également. Des prêtres hutus ont dénoncé des prêtres tutsis ou des religieuses tutsis et les ont mis à la disposition des itérams pour qu'ils soient massacrés. Donc ça, c'est des individus. Maintenant, l'Église, parce que l'Église avait une autorité qui, je crois, était l'archevêque ou l'évêque, c'était des personnages, des personnalités très puissantes. Vous n'avez pas l'idée
Je crois que Pierre-Antoine peut en parler. Vous n'avez pas l'idée du pouvoir des prêtres, des évêques, des archevêques, et a fortiori, plus haut encore, c'est-à-dire pas loin de notre région ici, ils avaient un pouvoir. Si un archevêque se levait et disait à ses ouailles de la région, vous ne bougez pas, vous n'attaquez pas l'église dans laquelle se trouvent des réfugiés, Tutsi, personne n'allait faire le pas. Personne. Parce que c'était des personnalités qu'ils appréciaient, qu'ils respectaient, qu'ils croyaient. Mais il n'y a pas eu cet ordre-là. C'est ça ce que j'appelle une responsabilité, j'allais dire, de passive, hein, pendant que cela se faisait, peut-être on regardait ailleurs, peut-être qu'il y avait d'autres responsabilités. Perdoni, ambasciatore, volevo ancora raccogliere due domande e poi fare una. Il documentario presenta, meglio ancora del film delle Mille Colline, insomma, la tragedia, no? Attraverso le interviste, le testimonianze dei sopravvissuti. Però io non sono riuscito a capire le ragioni profonde di questo sterminio, di questa tragedia. Al di là dell'episodio dell'attentato all'aereo che comportò la morte del presidente, magari una intervista, qualche intervista agli autori del genocidio, no? Per capire le ragioni, insomma, il genocidio degli ebrei ha avuto delle sue ragioni ideologiche, etniche, folli, ma le conosciamo. Invece qui io fatico a capire se siano ragioni etniche, politiche, socio-economiche alla base di questo stabilimento. Grazie, là dietro. Costa dopo è tornato in Ruanda. E se ci può, insomma, dire, insomma, come anche il paese ha affrontato queste spaccature, so che ci sono state delle commissioni di riconciliazione, però appunto a fronte di tutto quello che abbiamo visto mi chiedo come poi un paese può diciamo fare i conti con questa spaccatura per ricostruirsi. Dottor Lo, nel perdono, nella riconciliazione, che è una cosa non da poco, perché passare sopra questi delitti e riconciliarsi veramente dimostra che hanno un qualcosa di più. Grazie, dottor Longo, che qualcuno come per gli aiuti, no? E logicamente il console è uno dei primi, e ci sono pure quelli che sono rimasti, degli italiani, dei religiosi, degli stranieri italiani, non ne sento parlare. Tipo Antonio Locatelli, di Parenzo, non è la gente a chi bisognerebbe anche ricordare. Tutto qua. Antonio Locatelli è una suora che ha tre, ed è appunto per la sua opera di denuncia. Non si parla. Non, certo, si parla degli altri italiani che sono morti, che erano missionari. Non si sente. Allora, io direi di concludere con, adesso sentendo di voi, con un intervento finale di prima del nostro regista e poi del console. Grazie. Allora, per quanto riguarda, per due motivi non abbiamo sentito, diciamo, la parte dei genocidari. Uno, per il problema che c'era di avere delle autorizzazioni per fare le interviste, bisognava fare una richiesta al tribunale di Arusha, bisognava passare attraverso una commissione, tutto molto molto complicato. Due, poi perché bisognava comunque sia fare una scelta, secondo me, quando si racconta una storia. Non è la storia, questo documentario non è la storia del genocidio ruandese, lo è anche in parte, ma è la storia di Pier Antonio Costa, tratta da un libro che ne narra in modo più approfondito, perché se voi leggete il libro ci sono altri episodi, ci sono altri contenuti, altri. Cioè bisogna sempre fare una scelta, purtroppo il documentario, il film, comunque ha dei tempi. In quei tempi bisogna fare delle scelte, bisogna decidere che strada percorrere. Io con chi mi ha aiutato a realizzare questo film documentario abbiamo cercato di tracciare una linea, quindi abbiamo deciso di sentire le persone che sono state vittime e che sono sopravvissute.
abbiamo anche accennato ai padri, ad esempio, di Nyanza, che sono stati poi trucidati, eccetera. Abbiamo accennato anche a degli italiani che erano presenti, che hanno aiutato, Pier Antonio piuttosto che altri. Ovviamente non si può citare tutti, non si può pensare di pensare a tutti, cioè bisogna prendere una strada e percorrere quella. Dopodiché ci possono essere ovviamente delle deviazioni, però questo documentario ha voluto in modo particolare fare il focus sulla storia di Pier Antonio Costa. Prego, console. Sono stati sollevati tanti argomenti, quindi sicuramente lo libero. Una domanda molto interessante, mi sembrava tutte sicuramente interventi, ma anche parlare un po' del Ruanda oggi, come si è evoluto, come si è. E beh, faccio una parentesi. Prego. Vorrei ringraziare l'ambasciatore per le parole che ha detto su di me. Io ho avuto una fortuna di trovare Luciano Scalettari, che ha scritto il mio libro dopo aver discusso con lui, eccetera eccetera, e Alessandro Rocca, che ne ha fatto un buono. Ma questo mi ha dato una certa pubblicità, una certa conoscenza al di fuori del Ruanda. In Ruanda non ho mai cercato di impormi o di imporre il mio lavoro, perché il Ruanda ha sempre avuto una posizione ben precisa in tutto questo. Ci siamo salvati da soli e hanno ragione. Non sono le qualche persone che ho potuto portare fuori che contano su un genocidio di 1 milione e più di persone. E trovo normale, anche moralmente, di non cercare di mettermi davanti in prima posizione, perché no? Comparato alla lotta che hanno fatto e alle battaglie che hanno fatto e il mio apporto è veramente insignificante. Ci sono in Ruanda delle persone, forse, che mi devono la vita, ma non la devono a me, la devono alle situazioni che si sono sviluppate in quel momento là, punto e basta. La dimostrazione di riconoscenza dell'ambasciatore per me è una cosa importantissima, e di tanto in tanto mi capita anche laggiù di avere una persona che dice: ti ricordi? Ero con te. Io non mi ricordo, perché non l'ho fatto per salvare l'uno o l'altro, si poteva prendere la faccenda. Questo è il cuore. Ma vorrei veramente ringraziare l'ambasciatore, perché è forse la prima volta che sento un elogio da parte di un'autorità ruandese. Oh. Merci, ambasciatore. Io voglio, grazie console, concludo facendovi alcuni nomi al volo e dicendovi: non voglio essere neutrale, io la storia del Ruanda non mi sono avvicinato in modo neutrale, ho cercato invece di avvicinarmi con il ruolo dell'occidentale che colpevolmente nel 94 non aveva capito nulla, io sono uno di quelli, e che dopo ho cercato di colmare questa lacuna. Si è dotato il nome di Boutros Ghali, dell'ambasciatore. Boutros Ghali, pensate che da ministro egiziano, prima di diventare segretario generale dell'ONU, ha sbloccato una grossa vendita di armi dell'Egitto alla Ruanda, che sarebbero state poi usate per il massacro. Quindi immaginatevi con che ruolo ha potuto giocare quella partita che ha avuto. Poi, vabbè, abbiamo già parlato di Kofi Annan, vi potrei parlare di Madeleine Albright, che ha continuato e continua ancora a dire che non si poteva fare niente per fermare quel massacro. L'ha scritto nella sua biografia, uscita non tanti anni fa, dopo che ormai si era già stata ampia documentazione su quello che si sarebbe potuto fare. Vi potrei citare il nome di Alain Juppé, ministro degli esteri allora della Francia, che anche lui ha sempre ribadito il ruolo specchiato e cristallino della Francia e che è ancora sulla cresta dell'onda. Vi potrei citare un oscuro, forse per voi, ambasciatore britannico che si chiamava Daniel Manne. E questo signore è colui che nel Consiglio di Sicurezza ha brillantemente convinto tutti gli altri delegati
a cambiare la parola genocidio in una risoluzione che sarebbe stata approvata nel 21 aprile di quel 1994, perché la parola genocidio scritta in un documento delle Nazioni Unite avrebbe comportato degli obblighi, l'intervento, che nessuno voleva fare. Allora lui ha convinto con un'abilità diplomatica dicendo: usiamo un'altra espressione, così la bozza iniziale prevedeva la parola genocidio, la bozza finale crimini punibili dalla legge internazionale, vago, generico. Tutta questa gente, tutta, ha fatto carriera. Non ce n'è uno a cui gli abbiano detto: sei una cara persona, hai fatto tutto in buona fede, però hai dimostrato, hai fallito di fronte a una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità e quindi non sei più all'altezza di quel compito. Hanno tutte fatto carriera. E questo è semplicemente intollerabile, ed è da qui credo che noi come occidentali dobbiamo partire. Io vi ringrazio, un saluto ancora e un abbraccio affettuoso a Luciano Scalettari, che io ho indegnamente sostituito e che ha avuto un grave lutto in famiglia, ed è il motivo per cui non c'è con noi. Grazie a tutti gli organizzatori, grazie ad Alessandro, a Piero Antonio, grazie agli amici che sono venuti addirittura da Roma, Francesco, tu li rappresenti tutti, Marie-Claire anche, eccetera. Grazie a tutti voi e grazie a chi ci ha ospitato, il dottor Guido Vaglio, direttore del museo, e al Centro Studi Africani che ha organizzato tutta la faccenda. Grazie. Keep it.